Bentornati sul canale del Pretore, amici. Torniamo con Total War Room 2 Emperor Edition e la nostra campagna dei scodinati suebi. Allora, riprendiamo dall'ultima volta dove avevamo portato via Velatria alla Dodecapolis Etrusca. Stavamo continuando la nostra offensiva contro i Nervi e per l'appunto continuiamo la nostra offensiva contro i Nervi. Allora, penso che dovevamo aver già fatto tutto e quindi penso che no, però qua abbiamo da abbiamo preso addirittura Massaglia, amici, adesso mi sono ricordato perché ho visto la flotta mezza distrutta e quindi mi sono ricordato che avevamo abbattuto anche avevamo preso anche la città di Massaglia, avevamo portato via ai nostri snervati. Allora, i fedeli del sangue stanno sempre al loro posto a pattugliare le coste orientali, scusate, dove ci ricordiamoci, amici, che abbiamo Sparta che sta avendo un exploit spaventoso. Perché ha preso un bel po' di certo, Sparta è sempre Sparta, eh. Siracusa praticamente ha fatto il posto di Roma sempre se stesse città, spettacolo. Roma ce l'abbiamo rinchiusa in Iberia e una parte dell'Italia, nonché Corsica e Sardegna, questa parte qua, Tolosa e l'Iberia, la penisola iberica. Vabbè, anche comunque la Cimmeria, ragazzi, non è da sottovalutare, amici. Non è da sottovalutare. Guardate qua che possedimenti, ragazzi, non è male, eh. Oh, guardate bene, eh. Ma perché mi dà la Cimmeria? Quando io sto a cercare la Cimmeria mi dà i Macedoni. Ma vabbè, comunque rimane importante il loro territorio. Poi abbiamo detto, gli uccisori i draghi stanno alzando un po' di cacciare da queste parti, no? Ah, gli Atrebati avevamo, che ultimamente stanno compiendo degli exploit, vedete? Nei nostri confronti, che ogni tanto vengono e ci dicono, guardate, ci siamo anche noi. A noi gli vogliamo far presente che lo sappiamo che ci siete pure voi, però se non state attenti, no? Qualche mazza roccata la prendete se continuate a rompere i cosiddetti zibidei a noi altri. Dovrei riuscire a scendere, non so se sto decidendo se scendere con loro verso Roma e unirmi a questi o far scendere lui. Il problema è che se faccio scendere lui, sicuro questa qua mi va a far danni. Io a Genova, dove vedete stiamo ancora risistemando gli uomini, o addirittura a Massaglia, che al momento non è ancora al suo top, anzi come vedete fa veramente cagher. Quindi forse tocca tenere Patavium, che dovrebbe bene o male, anche perché teoricamente parlando fino a là non ci arriva, quindi possiamo andare a Medellin. Ok, da Medellin scendere giù in modo che non rompiamo le scatole a Roma, dove stanno in questo momento. Roma ce l'ha abbastanza con noi. Come then, speak. Rome values friendship.
Ma certo, te li sto per dare, guarda. Li vado a prendere, mo, guarda, ci vediamo tra un pochino, li vado a prendere e torno, eh. Ok? Tu aspetta sempre qua, non ti muovere. Poi le asce insanguinate stanno qua. Ho come l'impressione che a breve ci scontreremo anche con Roma. Non so perché. Guarda, già solo perché ti chiami Cavallucci de Mare, ti vengo là e t'ha niente. Guarda. Gli uccelli sono dai da fare, eh. Come si suol dire. Allora. Qua però portarli avanti qua in questo momento non ci guadagniamo niente, amici. Vediamo un attimino Roma, al lato difensivo con Siracusa, quindi significa nel momento in cui attacchiamo Roma un buon 70-80% ci viene a salutare pure Siracusa. Quindi già che facciamo a questo momento, puliamo, ci andiamo a prendere tutta la France, ci andiamo a prendere tutta la France andando ad attaccare Atrebati, Pictoni e Namneti. Mi pare più che giusto, quindi dichiariamo guerra agli Atrebati, che tanto ce l'hanno con noi, sono alleati di te, quindi Are you siete brave or alleati, dichiaro foolish guerra. Affiancati or just... dai nervi, non so se rendo conto, quindi a questo punto possiamo tranquillamente muovere il nostro general. Okay. Poi i figli della quercia li cominciamo, vabbè, questi li abbiamo già mossi, però le asce insanguinate li continuiamo a muovere verso le Monum. Poi i fautori del giuramento stanno di pattuglia qua giù, quindi non ci dovrebbero venire a rompere. I figli del destino invece. Questo Genova ce n'ha già là, lo mandiamo qua, perché tanto là c'è quel generale che copre Genova. Ok. Perfetto. No, i lupo, perché quell'altro non deve avere le sighe. I cinghiali furenti. E andiamo un attimino qua a Besonzium. Perché ci serve per l'ordine pubblico poi. Questi stanno ancora qua, guardateli sti zingari. Mosso come sta sistemata 11, c'ha due giovani giovani, due membri della tribù, lanza lancia, Francesco vedere il sangue e lanciare di Podalas. Questa non me la prendi facilmente, amico mio, ce n'hai 10 contro le mie 11. Però certo è che se s'accatta qualche mercenario mi potrebbe già mettere in crisi.
che da qua non lo posso prendere. Ma mori, porco Giuda, gli uomini di legno. Tanto vado a mettere sotto assedio la capitale. C'ha 3.000 uomini fondamentalmente, no? 1.800, 2.800 uomini. Laying siege to their hovels. Tanto te la metto sotto assedio. Sono morto di fame, questa non è di flotta. Questo mi deve far capire dove sono usciti quell'altro, perché cioè questo ok, esercito di guarnigione e i fulmini da Aranis, ok, perfetto, ci sta. Ok, questo al momento sta tenendo sotto assedio, sotto scacco Roma. Ok, vediamo le nostre città, vediamo cosa ci dicono le nostre cittadine. Ah, stiamo ancora costruendo, perfetto, 7. Vediamo qua, abbiamo scarsità di cibo però, eh? Vedete? Bisogna un attimino, poi addirittura scarsità di cibo qua. Mi conviene lasciare quello. Per il cibo mi conviene lasciare quello, amici. Allora, poi qua no, non conviene. Qui il cibo. Stiamo costruendo uno qua. Questo è un porto e ce ne abbiamo un altro. Certo che questo fondamentalmente è una mezza sola, però. Qua abbiamo due, ci servirebbe la terza città, la terza provincia. Qua ne abbiamo solo uno. Qua ne abbiamo solo uno. Questi stanno a cannone. Qua ce ne abbiamo uno. Qua uno sempre. Ah, qua provincia, ma sai, tocca mettere a posto. Quindi butta giù questo. Intanto cerca il commercio e cerca l'agricoltura. Mercante di schiavi. Stringiamo, questo può andarci anche bene, stringiamo anche questo. Au. Facciamo questo. Qua il porto. A Genova che cosa c'è? Scusate. Non c'è un porto, ok. Tanta ricchezza, guarnigioni fornite. Va bene pure quello ora fondamentalmente. Qua ci andiamo a mettere un tempietto che ci serve. Tolosa sta in mano ai romani, eh? Allora, poi Celtica, abbiamo solo un cibo. Aquitania non abbiamo cibario. E nell'Italica penisola non abbiamo cibarie. E questo bello non è. Però passiamo al turno. Vediamo se i nervi su Roma contrattaccano, eh.
The love of gold can stir evil in men. Ma non tradò assolutamente per 12 miliardi di d'oro un'alleanza militare. Vabbè, chi mi ha preso? One sacrifice is needed. Fallo del sacrificio, amico mio, no io. E vado a chiedere tutti i soldi a me, ma mi avete preso per la Banca Centrale Europea. Ah, vedi, due piccoli esercitini che si vengono a fare contro di noi, vedi. Ah, quindi ti sei allontanato però, eh? Uomini liberi di leva. Che dite, gliela diamo una sventagliata, raga? Secondo me qua ce la potremmo anche fare, eh? 2580, c'hanno una prevalenza di... Non ho molta cavalleria. Non ho molta cavalleria. Run! Ritirata strategica. Lui rimane nel mio territorio, quelli altri tornano su, quindi possiamo nel prossimo turno attaccare quella While compagnia. The spirits of our ancestors have no use for gold. Attaccare quest'unità e con quest'altra andarci a prendere cena. Boom, boom, boom. Perché buono questo, anche te e anche te, vai qua. Sì, abilizziamo servizio militare, ok, creare una flotta, una guidagna addirittura. Ammazza. I am ready. Drinking is forbidden. Qua tocca un attimino, allora vediamo, popolazione incoraggiata in Belgica. E quindi andiamo bene. Poi abbiamo degli aiutanti che aumentano, questo sarebbe il seguito. Parte per Gertrude e Gomatrudis, ok, truppa arruolata, va bene. Logoramento, gli uomini di legno che sta tenendo sotto assedio. Lui però vedete ragazzi non è venuto, eh. Sta attendendo anche lui. Mi serve fermarti. Mi serve fermarti, brutto balordo. Allora, poi c'è Aimo. Aimo gliela fanno ammazzarla questa. Al 22% col culo che c'avevo. Ci rimaniamo pure male. Poi, Reginar. Reginar, tu ce la fai? Ad eliminarla? 37%. E che diamine, in effetti non è male male, eh? Proviamo con questo, vediamo se possiamo depistarla in modo da fargli perdere tempo. Perfetto, ottimo caro amico mio. Poi abbiamo Ermenegildo che deve andare qua giù perché dobbiamo andare a fare un po' di danni. Vieni Ermenegildino. My work is done. Diciamo questo perché non c'erano skill particolari, quindi... Abbiamo Bertram, riusciamo a... No. Forse possiamo riuscire a sabotarlo non questo turno, chiaramente, ma al prossimo turno. Poi... Ermerico sta qua, Gondolf sta di qua. Gli scudi di vento stanno ancora rifucillando le loro unità. Poi gli uccisori di draghi.
Vediamo un po'. Tiè, hai fatto la stronzata per lasciarla. Mo ti ritrovi con 3 eserciti e senza roba da mangiare. Ora voglio vedere come li mantieni. Tra altre cose, quell'esercito che c'hai là sul confine, amico mio, lo sai che come è finita questa battaglia, perdi anche quello di esercito, no? Non è che te lo debbo dire io. Non è che te lo debbo dire io, no? Noble Riders! Noble Riders! Anzi, voglio metterci tutta la cavalleria qua, generale compreso. Ok. Poi qua ci abbiamo i nostri belli accelerati messi così, aggruppati. Allora questa e questa si devono avvicinare da qui, poi te e te venite da questa parte. Poi e mettete, no aspetta, però non sai, rischiamo a far tutte. Ah, c'è una facciamo un uso. Allora questa e questa metti un attimo qua e qua ci mettiamo, mettiamo due lance. Questo c'è un mega gruppone. Voi e voi li mettete qua così, gruppatevi. Voi e voi qua. Voi altri qua. Iniziamo. Voglio proprio come le sparpagliate pure voi. Al mio segnale sparpagliatevi. Scoperto le nostre unità nascoste. Che dovevamo fa? Non è che ce ne possiamo fare più di tanto, no? Fearless warriors! Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Ma accidenti, accidentaccio, come faremo adesso? L'effetto sorpresa è svanito. Warriors of Germania! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Sons of Warriors! Warriors, over! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! E te l'ho braccati là proprio. Addosso, addosso. Ma che volete fare al nostro generale? Il nostro generale è sotto attacco! We are the Dark Forest! Longbow! Spearmen, ready for battle!
Swordmaster! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Ma se non ce l'abbiamo... Longbow Hunters! Warriors! Take them on! Cut them down! Warriors ready! Warriors ready! Warriors! Warriors of Germania! Riders ready! Trundle before us! Noble riders! Sons of Woden! E mentre i nostri eroi sulcavano le terre e gli trepidi e gli davano un sacco di mazza mortale. Zagaduga. Warriors! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Sons of Woden! Warriors! Battle ready and eager! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Hunters! Longbow Hunters! Warriors! Get ready! Quanto stanno continuando a maciullare nella mia... Our spears are yours! Noble Riders! Come se non ci fosse un domani. Longbow Hunter! È abbastanza semplice, amici, dai. Non ci vantiamo di una vittoria facile. Well done, man! Well done! Warriors! Matti, sono matti come le scimmie questi raga. Warriors! Questi stanno continuando a massacrarli. Vieni da qua! Metti bastardi, morite! Ok, vabbè, l'abbiamo vinta, dai. Basta, inutile. Non continuare a massacrarli, poverini. Quindi ci siamo presi anche la loro piccolissima cittadina. E quindi, come si dice, la siete pesando sapere se rosa. Chi è? Mori. C'è una boom boom boom. Ready for battle! Oh, e questa ce la siamo tolta. Poi i figli della Quercellona dovevano scendere per dare una mano ai nostri cari amici. Genova, Genova. Come scende fino a Genova? Ok. Poi i favori di Juramont stanno buoni qua. Qua ci abbiamo su Massalia. Ma Massalia preferisco non muoverlo perché la Massalia ancora l'abbiamo messa a posto da poco, quindi se muoviamo il generale vanno subito nel panico più totale. Detto anche ordine pubblico.
Ah, te stai qua perché? E dai, vieni qua, vieni, vieni. Dice mio figlio, dammi la faccia. Dammi la faccia che te la prendo a pizze. Dammi la faccia. Nebbia. Attendiamo, vediamo se cambia qualcosa. Asciutto, perfetto. È quello che ci piace a noi. È il clima che ci piace. Oh, già si vedono laggiù anche tra le altre cose, eh? Andiamo proprio a giocare, dice Sinna, subito a carte scoperte. C'hai ragione. Ci hai ragione, perché tra nemici. Tra nemici seri, diciamo così. Ballista! Ballista! Tra nemici seri. Cioè, che te voglio proprio fare i danni. Vieni qua, vieni qua. Guarda, così. Ti piace? E ti metto anche il tiro in fuoco. No, il tiro in fuoco non te lo metto perché poi i miei sgattaiolano da dietro e se mettono paura delle fiamme. È perché ho i soldati caga sotto, mica è colpa mia. Che ci devo fare? Abbiamo due unità, allora le facciamo switchare. Abbiamo lui quanti cavalli, non mi ricordo quanti cavalli, mi sa che tra l'altro nemmeno l'ho visti quanti cavalli c'ha, quindi ci conviene far girare i tre cavalli assieme. Però siccome noi non siamo stronzi, forse li mettiamo qua che ci hanno più strada libera. Poi Warriors! Allora, numeri di lancio ne mettiamo uno a difesa della balista. Quindi te fate gruppo. Poi Spears ready! Uno, due e tre. Qua gruppiamo, poi un guerriero come questi e andiamo a mettere qua. Perfetto, uno, due e tre. Andiamo a mettere qua. Un altro muro di lancio è qua, però non lo gruppo. Allora, subito la cavalleria veloce qua. Poi avanti questi che ti ho detto che stavano là. Veloce, veloce, non vi preoccupate. Voi comparite qua, no? Mentre voi non comparite perché che dovete fare è mettervi là. Generale è sotto attacco. Ma a me mi serve fargli scoppiare quella compagnia. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Metti di qua. Warriors! Tremble before us! Warriors!
Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Si pensava che passava tranquillo l'acqua, capito? Germanic warriors! Warriors, move out! Spearmen, ready for battle! Warriors, move out! E frappe. Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Vai! Germanic warriors ready! Spearmen! Melee fighters ready! Tu qua. Longbow hunters! Loaded! Warriors! E se noi l'abbiamo scoppiata, vieni subito qua, non perde tempo, pure tu. We'll kill them all! Horsemen! I nostri arcieri che... Longbows! Uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. In effetti un pochino è una cosa scandalosa. Il generale nemico è morto. Ballista! Fire on them! Tours! Orders! Tremble before us! Warriors! Longbow hunters! Germanic warriors! Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni! Sono rimasti 5. E goia, sono una Francia. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Spears ready. Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Beh, ormai quelle che hanno scoperte, nel mio... Non è che ci fanno altro. Questi da soli in 5 stanno attentando a alzare la cacciata.
in 5, ma siete troppo massicci. Siete il gruppo più massiccio. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che no, spettacolo vergognoso. Pippe, sono delle pippe spaventose, c'hai ragione, è vero. Basta, mi sono offeso anch'io. Sono delle pippe incredibili. Sono scappati nonostante stavamo vincendo. Sono delle vere e proprie pippone diaboliche. Is that all? Hurry up! Hurry up! As you request, leave no one alive! Yeah. Is to be free. Ho capito, però scusa, vieni qua, rompi tutto quanto, ti devi pure aspettare. C'è la possibilità che ti vieni una pizza, no? We love the open road. Ok, queste l'abbiamo, così si rifocillano, si regruppano. Non ci abbiamo unità particolari da poter mettere, no. Ok, allora temporaneamente andiamo là così. Poi abbiamo l'armata di Udino che è Anemossos. Guarda sti bastardi, oh. Madonna. Ma tanto ci devi venire qua, no? Ci devi avvicinare, devi fare un atto, perché tanto te cade Roma, no? Turni prima della resa 2, ci dobbiamo aspettare che a sto passaggio di turno amici ci attacchi, no? Allora, questo che cos'è? Ci teniamo niente con marciante di ambra, che però al momento non ci serve perché stiamo alzando tutt'altro. Qua il cibo va bene, qua il cibo va male. Qua anche l'ordine pubblico, no, qua il cibo va bene, ma l'ordine pubblico è scarso. Ci abbiamo uno che è in salita dal prossimo turno. Incisa alpina continua a calare, meno 4, meno 3 dal prossimo turno. Possiamo fare qualcosa per farti alzare questo ordine turno? Sì, c'è questo e questo, no, questo no, però questo sì. Ok, va bene. Qua abbiamo crisi alimentare, però l'ordine pubblico va bene, questo ci dà qualcosa, no, ci abbassa il cibo di altri 6. In Pannonia, speriamo che con tutte le cose che abbiamo fatto, amici, non andiamo in crisi alimentare, che potrebbe anche essere abbastanza pericolosa. All'ordine pubblico no, perché non mi dai quello che adesso mi serve più urgentemente, che dell'ottimo cibo, perché purtroppo ho una crisi alimentare nella maggioranza delle mie province, cosa che a dirvi il vero non mi ero accorto in precedenza. Qua mi serve il cibo, amico, e dice questo, vai, è meglio, direi di sì, perché perlomeno non mi rompe le scatole con l'ordine pubblico, almeno a questo turno, dal prossimo sì, cioè da questo livello, scusate, dal prossimo livello sì. In Massalia dobbiamo alzare questo e va bene, dobbiamo andare anche a fare qualcos'altro di utile. E a questo punto io ci metterei il cibo, però ci abbiamo già il porto. Cosa ci possiamo mettere? Mettiamoci questo, va, dai, mettiamoci sempre per l'ordine pubblico. Poi in Italia meno 4 al cibo, 120 al cibo, questo si può fare, ma non a questo turno, non in questo momento, perché la situation è abbastanza particolare e ci conviene attende
che finiscano di costruire. Allora, meno 1 al cibo, officina del bronzo, più 2 all'ordine pubblico, 80 alla ricchezza, intrattenimento, al momento forse non ci serve. Allora, passiamo il turno. Ripeto, aspettiamoci l'attacco dei nervi su Roma, eh. Cioè la controoffensiva. Ci chiedono la pace, ma ci chiedono però 2000 dollari. Cioè 2000 moneta d'oro. Ma secondo te io te le posso dare? Che è successo? Non so cosa è successo, non so chi è morto. Dai, venite, sì, che vi veniamo a mazzaroccate. C'hai i mercenari, sei un lurido. Gli artigli di Andarta e gli uomini di Mevan, qualcosa del genere. Inizia la battaglia. Guarda che battagliona. Quindi tu potresti stare qui. Sta nebbiolina. Quindi noi che facciamo? Facciamo la famosissima tattica. Allora, tanto ti mette balista qua. Anzi qua, perché te devono. Guarda, ho trovato questo piccolo rialzino, ma è veramente piccolino piccolino. Che però è utile per prenderti a calci nel culo. Tu qua. Horseman! Alla mia. Dove sta l'altra? Ce la siamo persa. Ok, perfetto. Warriors! Questi qua. Qua. Gli arcieri. Longbow! Provo a muoverli velocemente. Beside armed warriors! Longbow hunters! Ok, Warriors! Spears ready! Warriors! Battle group ready! Che mi sa che ne sono rimasta questa. Warrior! E questa se ne possono anche andare qua. Anzi, li mettiamo di supporto. Dai. Questi li mettiamo subito qua. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Get running! Ballista! Move it! Longbow hunters! Move it! We are the Dark Forest! Warriors! Mi dice che ci sono delle unità nemiche. Spero che arrivino dalle loro spalle, non dalle nostre. Warriors of Camania! Warriors! Veniamo. Sons of Walden! Mettiamo in una sorta di difesa delle. Vai! Ballista! Longbows! We serve Germania! Longbow hunters! Proud to act for Germania! Warriors! Ma chi è che sta sparando, scusate?
questi. Ma devo vedere perché no. Longbow hunters! Warriors eager for blood! Dai, Tremble before us! Forward! Longbows! Move it! Get running! Warriors of Germania! Presi anche due cavallini per non farci mancare nulla. Ballista! All right! Vai, carichiamo. Weapons ready! Boom! Arrivano, eh? Questa gliel'ho sventrata praticamente. E queste si rialzano sempre, che sono tipo roba. Missiles ready! Scusa, ma è possibile? Cioè, non ci riusciamo a prenderli. Loose! Warriors, stop! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Eccoli. Longbows! Run, Cassio! Warriors! Del macello, ragazzi, il ponte del portello, questo è. Guarda che massacro. Andiamo, così si fa, bravi amici miei. Longbows! Con le frecciuette, con le frecciuine che mi tirano. Vai. Just commander. We are the dark forest. Warriors, move out, ballista. Così. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Sì, dentro l'acqua, affogati in 30 centimetri. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Allora. Deadly missiles ready! Longbow hunters! Missiles ready! Longbow hunters! Warriors! Tackle! Warriors of Germania! Spears! Akurine!
Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ah, è la balista, la battaglia sta volgendo in nostro favore. Il nostro generale è sotto attacco. Sons of Woden behind the homeland and battle. Sons of Woden, warriors. Warriors ready. Tremble before us. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Hunters! Longbow hunters! Longbows! Move it! Get running! Orders! Fire! Longbow hunters! Warriors eager for blood! Longbow hunters! You have our spears? Longbow hunters! Get moving! We are the Dark Forest! Longbow hunters! Missiles ready! Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Doors to command. Missile armed warriors. Longbow hunters. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Le nostre unità nascoste, le vorrei vedere, non ci avevo. Ci abbiamo le unità che si auto-iddano. E dai, e dai, e dai. Anything!
Vattene a casa, va, dai. Atreba tenunte temo. The love of gold. Se muoio di vivi senza soldi può essere pure che te l'avrei accettato. Non mi chiedi i soldi, amico mio, dai, sono. Cesorice Raimund. Non so per quando vedo la famiglia a proposito, amici, eh? Era un po' di... Ok. Politica. Ah, possiamo cambiare in impero. Bellissimo, amici miei. Impero come cosa, no? Più 1 al numero di diritti disponibili, più 20 alla velocità di ricerca, più 15 alle lealtà, più 1 slot per il reclutamento in tutte le province, abilita l'azione politica verso altri schieramenti come provoca e pura, assicura lealtà. Ma adesso lo facciamo, però lo facciamo tranquilli, amici, che lo voglio fare. Personaggi, allora vediamo qua. Questo mi devi sposare per forza, almeno non mi ero accorto, era passato tutto sto tempo. Mortacci. Non me ne ero accorto, ragazzi, che devo fare? Non me ne ero accorto, tra l'altro ne sono morti pure altri. Questo è morto tutta la stirpe. Porca pupazza. Questo non si può sposare ancora. Ingitrude nemmeno. Però poi prendi i gradi, te pure, no te no. Occa. Tutte uguali, e sappia per culo. Ermelinda, che è poi tra le altre cose anche la nostra capostipite, ovvero l'erede, no, capofazione, scusate, l'erede è lui, è Sigibert. Si guarda anche lui. Sacco di femminucce, eh? Ma a me piace perché preferisco le donne al comando, quindi tutto sommato mi va più che bene. Mi va più che bene avere tante donne in generale. Dov'è? Te vuoi sposare? 31 anni, penso che molto sei divertito, no? Che dici, no? Ok, la nostra famiglia l'abbiamo temporaneamente sistemata, amici. Vediamo qua allora, ahi, mo ho preso i gradi. Trappola, mi serve una schiavi, questo è buono, quella è buona, era una schiavi. Torni a mettermi nella resa. Come stiamo messi? Stanno già soffrendo, amici. Perfetto! Poi l'ascia insanguinata avevano fatto il loro dovere.
Diamogli i gradi, allora la nostra qua, causa di movimento, perfetto. Così può anche camminare di più. Tutti da recuperare, tesorino. Allora, cavalieri sentinelle non ci servono, i cacciatori nemmeno. Sai che facciamo però? Invece di stattene qua, no sleeping on, mettiamoci qua, va, che è meglio. Poi gli uomini di legno, questi stanno ancora tenendo sotto scacco Roma, e l'armata di Udino, che al momento anche lei è ferma, in quanto abbiamo preso due città ed è inverno, quindi non ci muoviamo come stiamo facendo ultimamente. Vediamo qua le costruzioni, amici. Allora, qua mancano sempre 5 e così via. Vabbè, passiamo il turno perché tanto. Ah, forse abbiamo preso una nuova città. No, ne messo, se l'abbiamo già sistemata. Italia, in Provenza. In Provence. Facciamo sempre attendere perché c'è un sacco di costruzioni e preferisco attendere. Vai avanti, avanti anche questo, avanti anche questo. Passiamo il turno e se non succede nulla di particolare, amici, ci salutiamo. Not quite what I intended. Che cosa? Ok, i nervi, amici, ci contrattaccano, ma ci contrattaccano perché stanno perdendo uomini come se non ci fossero domani. Quindi andiamo a combatterla. Andiamo a combattere sul terreno, eh? Non è l'assalto alla città. Inizia la battaglia! Ah, vedi che carina sta collinetta che ci hai messo qua, amico mio. Tiè. Hey! Noble riders! Sons of Woden! Faccio sto scherzetto, le faccio. Te faccio sto scherzetto, sta botta. Vanno troppo a tagliare le arciere, si può dire le arciere, non lo so. Se si può dire, bene, se no non mi prendete per un ignoranto. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Dove? Vabbè dai, non si gioca così però. Mamma mia, dei puzzoni diabolici proprio. Abbiamo una regina sempre bella imboscata, eh? Scusa, non te vorrei di niente, ma che tu vai là e poi torni da me, no? Hai consumato il doppio della stamina. Non te conveniva venire addosso, no? Ma manca una unità a loro qua, un generale?
momento in cui la mia balista comincia a far fuoco, ci muoviamo. Archers! Archers! God! Melee warriors! Ballista! We'll kill them all! We serve Germania! To appease their hearts! Run, Cassius! Dai, vieni, vieni. Io c'ho la balista e di sicuro non mi muovo. Ecco, ho sentito la mia balista. Può darsi? Sì. Warriors! Our spears are yours! Hanno scoperto le nostre unità nascoste! Warriors! Warriors, Germania! Warriors! We are the Dark Forest! Ballista! Warriors, stop! We are the Dark Forest! Ready to rain down death! Longbows! For the Old Father! Warriors! No, passi mia, no, passi mia, no, passi mia! Ballista! Oh, generale, mi sono scordato. Dove stai? We'll kill them all! Spears! Orders! Cut them down! Warriors! Swords! Il generale nemico è morto! Warriors! L'animo! Niente, sono accaduti subito. Sono messi paura. Spears! Mortaccio. Ma annientati subito. Grande, ottimo, ottimo. Dai ragazzi, bravi. Bravi i nostri ragazzotti, i nostri germanici barbarici scodinati e suebici. Lo fa tutto per PC finale. If there nothing else. Dacci sta città, bello. Dacci sta città. La presa di Roma. Sì, arrivano, boom, dai. Ci mettono sotto assedio, wow, vabbè, dai. Okay. Ciao a tre. Anche tu. Okay. Dai, Atreba ti dovrebbero essere spariti, eh? The love of gold can stir evil. Non te la do per 4.000 monete d'oro, te la do se me la chiedi gratis.
E su Abby. Allora tu sei un po'. Pure tu. Tu sei ottima. Vai. Abbiamo preso Roma, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso Roma, siamo stracontenti e possiamo anche andare a chiudere la partita, in quanto era quello lo scopo in questo momento. Che è successo? Che vuoi? Non è stato provato a rubare l'offerta della cosa. Cosa facciamo di lui? Un soldato romano. Dov'è? È stato trovato a rubare l'offerta del lago sacro. Cosa ne facciamo di lui? Lo uccidiamo. Ah, malvagio infame. Abbiamo preso Roma, amici. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dato un sacco di mazzate. Ci siamo riusciti a prendere Roma, non ai romani, come abbiamo visto nella scenetta, nell'intermezzo, ma era in mano ai Nervi, che stavamo portando avanti una battaglia, una guerra contro di loro da qualche episodio. Quindi abbiamo anche preso una meraviglia del mondo, dai ragazzi, ce l'abbiamo fatto, che spettacolo. Ok, io in questo momento, amici, vi saluto, faccio questo altro, ma sono tutti da upgradare praticamente, sì, sono tutti da upgradare. Vabbè, lo finiamo poi la prossima volta, ma diamo solamente i gradi a questi. Dove stanno? Meno 8 il morale, bonus, 3, 6, tutta, qua. Ok, allora niente amici, io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date, vi invito a mettere like al video, di iscrivervi al canale se chiaramente non l'avete già fatto e di condividere con i vostri amici in modo da aiutarmi a crescere. E grazie mille ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Dai Gesù Ebbi!